schermo. Qual è la fase finale? Dopo che tu hai visto, corretto, modificato sul supporto DVD. Perché questo qui? Perché così tu puoi, con questo DVD, lo puoi far vedere a tutti i tuoi amici, addirittura puoi fare delle copie, no? E lo puoi vedere anche sul televisore. Ci avete il vostro decoder, no? E lo potete visionare sul televisore. Quindi il nostro progetto è quello di una cosa importante è non soltanto il nostro progetto può essere trasferito su un DVD, ma noi potremmo creare un film. Mi ascoltate? Potremmo creare un film che può essere inviato in internet, no? Questa operazione si chiama streaming, tipo così, streaming. La possibilità di avere un filmato con una compressione speciale che ti permette di visionarlo direttamente su internet. Ovviamente uno non è che fa un film, diciamo così, senza significato, deve avere un certo significato, fa una cosa studiata appositamente e poi realizza un filmato che può direttamente vedere in internet. Ok? Si possono fare in due formati diversi. Per esempio, nel mondo della piattaforma Windows, in pratica abbiamo il Windows Media, oppure il Red di inviare il nostro progetto con uno streaming online e quindi praticamente vederlo su internet, ok? Poi ci sono degli effetti speciali abbastanza, poi lo possiamo vedere direttamente, poi tutte queste cose qui che abbiamo descritto le vediamo in pratica, magari anche con il filmato che il professor Crispino sta facendo attualmente, lo possiamo prendere come esempio, metterlo, no, nel nostro computer e farci delle elaborazioni di tipo grafico e di tipo anche audio, ok? Questa roba qui che noi abbiamo descritto, che è piuttosto pesante come guarda, guarda che figo la cassetta dal punto di vista, ciao, diciamo, c'è la cassetta, guarda, Italia 1, tutta questa roba qui ha bisogno però dov'è la cassetta? Cioè, che sia piuttosto potente, non è che possiamo mettere su tutti i computer, no, perché qua no, assolutamente, cioè il nostro PC deve avere, diciamo così, una velocità piuttosto potente, ci deve essere almeno 512 come ce l'ho megabyte e quindi un processore almeno un Pentium 4, va bene? Quindi perché altrimenti che cosa succede? Succede questo, non è che non si può vedere niente, si vede qualche cosa, ma magari va a scatti. O addirittura il nostro computer si può inceppare, si può arrestare, cioè perché non ce la fa più a lavorare tutti quei calcoli che deve fare quando... Ok? Quindi io direi, venite subito e poi dopo se vai andiamo a vedere in pratica, va bene? Vediamo.
video editing. Allora noi facciamo una lezione e oggi verterà soprattutto su che cosa? Su un programma di grafica che si chiama Publisher è il programma. Va bene? Publisher che è il, diciamo, un programma prettamente utilizzato per fare delle grafiche animate, grafiche anche diciamo così movimentate. Noi perché utilizziamo Publisher? Non soltanto per poter, diciamo così, elaborare dei cartoni animati, delle immagini in tutte le salse, però noi utilizziamo Publisher perché noi potremmo raccontare una nostra storia oppure fare una nostra ricerca per poterla poi pubblicare in internet. Ecco perché è bene conoscere bene Publisher. Per pubblicare una qualsiasi cosa, una ricerca, una storia, eccetera, su internet ci sono tanti programmi, diciamo. Publisher è uno di quelli più facili, diciamo così, più utilizzabili e più facili. Potremmo farlo anche in Word, potremmo farlo anche con diciamo, altri programmi prettamente dedicati alla pubblicazione in internet, però Publisher è una cosa che si può, la possono utilizzare tutti quanti e soprattutto anche voi. Allora, cosa abbiamo detto precedentemente nell'altra lezione? Abbiamo detto che noi poi utilizzeremo un programma tipo Studio Video 8 o un programma similare per poter poi pubblicare e registrare il nostro film. Oggi invece parliamo di Publisher. Allora, aprire il programma di Publisher e possiamo cominciare anche con una creazione di tipo guidato, cioè Publisher ti dà la possibilità di iniziare con dei frontespizi già prefabbricati, con cornici, con figure di vario tipo e non solo, anche con colori di vario tipo, con una combinazione di colori che voi potete scegliere. Quindi diciamo che il Publisher ti permette di, attraverso una guida selezionata, che poi vedremo direttamente sul computer, ti dà la possibilità di scegliere, diciamo, dei quadri. Questi quadri si rappresentano sempre come se fosse un foglio pulito, diciamo, no? E è un po' come Word, vi ricordate? A un certo momento aprendo Word voi avete davanti a voi un foglio bianco pronto per essere poi scritto. Dovrete scegliere fra vari schemi, cioè il cosiddetto frame. Questo è Publisher, si scrive così, Publisher, prefabbricati da Publisher. Dovremo poter scegliere fra varie opzioni. Abbiamo detto c'è un titolo, qui sarà scritto title, no? Poi c'è magari uno scritto, quindi un testo, e poi ci sono delle figure, no? Noi possiamo effettivamente cominciare a studiare bene Publisher, ovviamente però per una pubblicità molto più sofisticata, ci saranno dei programmi un po' più complessi, più complicati, che non però intanto questo è un primo inizio. Voi potete anche cominciare con un programma che viene, diciamo così, pubblicizzato dalla Microsoft. Come voi sapete, la Microsoft ha creato una serie di pacchetti, tra cui Word, no? Poi Excel, tutte cose che noi abbiamo visto anche negli anni scorsi, diciamo, e già voi conoscete, Word, Excel, PowerPoint, no? Il PowerPoint, poi c'è Microsoft. Come? Microsoft. Sì, sempre della Microsoft, no? Microsoft, cioè è la ditta che ha organizzato tutti questi programmi e quindi anche il Publisher e poi anche Access, no? E poi ci sono altri programmi che... Posso fare una domanda? Dimmi. Ma certi programmi, no, della Microsoft
già sono stati installati direttamente al sul computer, sì. Invece altri sono stati, devi comprare. Beh, diciamo che quando uno compra un computer, no? Compra generalmente un computer che ha una piattaforma che è quella più comune, basilare, è quella, la piattaforma di Windows. Quindi l'ultima versione della piattaforma Windows è XP, XP che vuol dire professional, no? Ma quando voi comprate il computer, voi comprate l'hardware, no? L'hardware, cioè la parte solida, quella fisica, quella materiale. Oltre alla parte hardware, no? C'è anche la parte software, eh? Vero? C'è anche la parte software. La parte software è proprio questo qui che ti sto dicendo, no? Cioè sono i programmi di applicazione, il Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, poi c'è l'Outlook, no? Per poter collegarsi in internet, eccetera, no? Quindi praticamente voi potete comprare un computer che ha, diciamo, determinato una certa configurazione, diciamo, del computer, però dovete anche approvvigionarvi di un certo software. Oddio, adesso, diciamo, non è che uno compra il computer e non c'è niente dentro, c'è praticamente una piattaforma preinstallata iniziale che ti permette perlomeno di scrivere, di fare qualche cosa. Però se vuoi veramente dei programmi specializzati, allora devi comprare quello che viene chiamato l'Office. Perché Office? Office che vuol dire ufficio, no? Office, che attualmente c'è il 2003, no? L'Office in pratica è praticamente l'ufficio di tipo amministrativo, di tipo pubblicitario, quello che volete voi, dove si adottano parecchi programmi. Cioè in un ufficio, in qualsiasi ufficio, hai bisogno di poter scrivere una lettera, quindi a dover avere Word. Poi in un ufficio avrai bisogno di fare dei bilanci amministrativi, avrai bisogno di Excel. In un ufficio potrai fare delle conferenze, per cui adopererai il PowerPoint per poter fare delle diapositive, poterle proiettare e fare la conferenza, capito? Quindi poi anche con Publisher noi potremo fare una serie di cartelloni, no? di avvisi, eccetera, e quindi è, diciamo, un programma di grafica a tutto campo, possiamo fare di tutto. Poi l'Access invece è un database, cioè un programma che in pratica ci permette di gestire una banca dati. Supponiamo per esempio, non so, una biblioteca che voi potreste avere a casa vostra o comunque sia la biblioteca del municipio, no? Dove praticamente ci sono tanti libri e uno non è che se li ricorda tutti a memoria, li deve mettere, inserire in un programma e magari anche gestire, diciamo, la biblioteca, per cui deve sapere a chi l'ha dato, quando lo deve restituire, capito? Quindi ci sono dei programmi che possono essere molto complessi e che possono essere gestiti da questa banca dati che si chiama Access. E poi c'è diciamo un programma che riguarda il collegamento ad internet, dove è possibile anche, come abbiamo detto già l'altra volta, dove è possibile non solo fare una navigazione in internet, ma anche poter sfruttare i servizi di internet, cioè per esempio la posta elettronica, che è molto importante, va bene? Quindi l'Office è creato dalla Microsoft, no? È creato da Bill Gates, che è uno dei più importanti. Diciamo che non è l'unico, perché esistono anche altre piattaforme, tipo quella della Macintosh, no? Che è tutta un'altra piattaforma, tutto un altro programma da gestire. Però diciamo, le finalità sono le stesse, cioè ci si arriva per vie traverse, ma uno dei più diffusi è proprio quello della Microsoft, che praticamente con il programma Office
tennis, che può essere più o meno esteso, perché per esempio se noi compriamo, tutto dipende anche da quanto uno vuole spendere, no? Se uno compriamo una versione, diciamo così, semplice, cosiddetta home, no? Home, che vuol dire casa, casalinga, quindi una versione, diciamo così, semplice, potrà avere, non so, Word, Excel, PowerPoint, però non avere per esempio Access, che c'è un programma un pochino più difficile da gestire, diciamo di non un uso comune nel lavoro quotidiano a casa. E poi ovviamente anche Outlook, perché tutti vogliono navigare in internet e vogliono mettersi in contatto con il mondo. Quindi è una versione, diciamo, semplificata. Se poi dopo vogliamo invece quelle intere, chiaramente vanno comprati anche a parte e poi inseriti nel calcolatore. No? Ok? Allora, abbiamo detto, sono dei biglietti da visita che voi potrete fare ad uso e consumo di tutti voi. Qui c'è l'indirizzo della nostra associazione, Associazione Culturale Oltre l'Orizzonte, cioè praticamente con un acronimo AOL, che significa Associazione Culturale Oltre l'Orizzonte. L'acronimo, cioè sono le iniziali, della parola, va bene? Questo si chiama acronimo. Allora, in quel bigliettino, voi attraverso Publisher, voi avrete davanti al vostro schermo, come se fosse un bigliettino, no? Che dovete riempire, chiaramente ci mettete vuoto, quindi voi creando... Voi mettete delle fotografie in questo bigliettino? Certo, visto che c'è il simbolo nostro che è una parabola, no? Quella lì è praticamente tu gli dici una pagina web, rimane pieno lo ghiaccio. Sì, e quindi puoi inserire un logo, no? Come noi abbiamo creato una parabola, no? Quindi un'immagine, come in tutti i programmi, d'altra parte anche un Word. Noi possiamo prendere un'immagine e inserirla nel nostro testo. E così è lo stesso, quindi chi conosce bene, ha seguito le lezioni di Word, in pratica in Publisher le ritrova tutte, o quasi tutte. Okay? Quindi praticamente noi possiamo inserire un'immagine, possiamo inserire una casella di testo e mettere l'indirizzo, dopo l'indirizzo, telefono, via, eccetera, e poi qui mettere il nome, no? Cognome, certo, mettere il telefono, come si fa nei biglietti da visita. Ovviamente poi il Publisher ha una particolarità, che questo bigliettino qua te lo può replicare quanto vuoi, cioè in una pagina formato A4 te ne può stampare addirittura 8, no? A seconda anche delle dimensioni, sì, perché voi potete regolare anche la dimensione del vostro biglietto, capito? Cioè se tu gli dici io voglio il bigliettino non come quello lì, ma un pochino più grande, è chiaro che poi qui può darsi che ve ne entrano invece di 8, di 106. Insomma, praticamente voi potete stampare su un cartoncino, perché poi, vedete, questo qui non è un foglio normale, no? Anche questo dovete stare attenti, delle vostre stampanti. Ogni stampante ha una sua caratteristica, però in genere tutte le stampanti possono ricevere sia il foglio formato A4 molto leggero come questo qui, no? Sapete che hanno un peso, no? Si dice che sono, mi pare, 80 milligrammi per metro quadrato, una cosa di questo genere, quindi determina lo spessore e la leggerezza del foglio. Ora però il bigliettino da visita non può essere molto leggero, altrimenti si spaccia subito, allora ci vuole un cartoncino, e la stampante può ricevere anche dei cartoncini, no? Non molto grossi ovviamente, perché altrimenti si inceppa, e poi dopo con una taglierina voi taglierete poi tutti i bordi qua e ricaverete i vostri biglietti. Questo è una delle
potenzialità che ha Publisher, ma poi ce ne sono altre. Per esempio, voi potete, potete fare dei cartelli, non so, una cosa di consumare. Per esempio, oppure Euro 4, no? Tutti hanno la macchina, no? Sì, sì. Euro. Avete visto che molti mettono. Ah, è vero. Ma no, vuole prendere, se ne fa uno della vita solo, si fa il cantoncino volare, lui tu prendi e sa che te lo attacchi sulla macchina, lui non fa così qua. Certo, cioè, un attimo, tu puoi attaccare sulla macchina un avviso di questo genere che non no, so ci sta un piccolo, un coso piccolo, che tu l'attacchi dentro il vetro della macchina, l'attacchi sopra il vetro della macchina. E uno che non si sa mai che lo può fare, che lo fa uguale identico. Sì, però che cosa ci vuoi scrivere sopra quel bigliettino che attacchi esatto? Euro 4. Quello lo puoi fare, però se invece di ma mettere se Euro 4. Ma stai dicendo se non è vero che sei Euro 4 e ci attacchi lo stesso. Vabbè, prendi la contravenzione se te fermano, no, chiaramente. Cioè, perché si mette Euro 4? Perché in determinati giorni dicono che qui si può circolare con Euro 4. Se tu ci metti un euro, che cosa fai? Dici una bugia, no? E siccome le bugie hanno le gambe corte, ti ferma vigile e dice no, questa macchina fammi vedere il libretto, perché poi c'è scritto sul libretto se è Euro 4 o meno, no? E allora non solo hai la contravenzione perché hai camminato con una macchina che non era. Ma anche perché non potevi camminare? Ma poi anche perché volevi truffare, no? Il vigile comunque le sanzioni. Allora, se la cosa è vera, chiaramente uno lo può mettere, molti lo mettono, vedo, però per esempio non so, ci sono anche i distintivi dei disabili, no? Ah sì. Dei disabili. Allora uno che vuole fare il furbo si stampa un bigliettino dei disabili e poi va su tutte le cose. Cioè, se quello lì poi le scoprono. Aspetta, però chi ci sta a fare che i disabili e i ragazzi. Vabbè, se uno ha diritto lo può mettere, se non ha diritto, chiaramente va in galera anche, no? Quindi siamo quanto attenti, Quanto del baby? Del baby, adesso io non lo so perché non ho mai fatto di queste cose. Da 5-10 anni. Sì, 5-10 anni solo per dire una bugia. Solo per. No, ma non è solo la bugia, qui è il fatto che tu hai dovuto non fare. Hai sfruttato un servizio che doveva essere, diciamo, per gli addetti a quei posti e quindi hai fatto. Quindi è tutto. Quindi è penalmente. Va bene, quindi diciamo che poi vedremo sulla presentazione di Publisher quante altre possibilità ci sono, no? Ma ci sono una domanda, ma ci stanno altri programmi che permettono di fare e per poi pubblicare in internet? Sì. Sì, ci sono dei programmi proprio ben specifici, però abbiamo detto che Publisher è il più semplice, quindi praticamente quando tu hai fatto una serie di pagine, no? Perché queste pagine qui si possono pubblicare, no? Cioè mettere il titolo, per esempio, di una ricerca, anzi vi inviterei fin da adesso, perché la prossima volta lavorerete voi al computer, no? Magari anche in gruppo. Vi inviterei a cercare un progettino piccolo, insomma, non è che uno deve fare delle cose enormi, su una ricerca, su che cosa? Su qualsiasi cosa. Una ricerca molti hanno fatto sui giocatori, no? Della squadra preferita, oppure sulla pittura, no? Mi ricordo c'era una ragazza che fece una ricerca sugli impressionisti, no? E quindi andò a prendere i quadri degli impressionisti da internet e li scaricò su questi fogli di Publisher. E poi dopo, ovviamente, a fronte di questi quadri metteva delle osservazioni, delle cose sue, diciamo, per personalizzare la ricerca, capito? Quindi sostanzialmente ha fatto un piccolo elaborato di tre pagine, no? Mica una cosa enciclopedica, di 3-4 pagine, per poter diciamo così, poi riversare il tutto in internet, capito? Quindi diciamo che è ovviamente quando noi elaboriamo qualche cosa dobbiamo prima di tutto essere seri, no? Non possiamo mettere
delle cose di internet, no? Che sono sgradevoli o che magari che non hanno significato, prima di tutto perché nessuno deve poi se pagare. No, pagare no, perché diciamo, abbiamo la possibilità di inserire questi nostri piccoli lavori anche gratuitamente, perché ci sono delle società che ci permettono una pubblicazione senza spendere una lira, no? Allora, dicevo, se voi pensate a un piccolo progettino, no? di 3-4 pagine al massimo, no? Che riguarda una materia, che riguarda la pittura, i cantanti, come so, qualche cosa, lo sport, quello che... Quello che... Anche i giochi, ma i giochi ormai ce ne avete fin troppo fin sopra i capelli, è meglio lasciarli da parte ai giochi. Però qualche cosa da presentare al mondo intero, perché poi questa pubblicazione va in internet, capite? Capite? Quindi praticamente tutti guarderanno il vostro elaborato, no? Che può essere personalizzato, proprio fatto anche da voi stessi. Ma come si arriverà a trasmettere questo nuovo progetto? Allora, supponiamo che voi avete fatto un progettino, no? L'avete coordinato, gestito, migliorato, visto, rivisto, ritoccato, modificato, eccetera. Una volta che siete sicuri che la cosa va bene, allora decidete di trasformarlo in un programma che deve essere recepito da internet. Allora c'è un salvataggio speciale. Salva, non più, voi conoscete questa parola, salva, no? Perché si salva il lavoro che noi abbiamo fatto. Allora se dico soltanto salva, salva il lavoro, poi salva con nome, darà un nome a questo lavoro fatto, e poi salva con web, praticamente tutto questo lavoro viene trasformato in un linguaggio che si chiama HTML. È un linguaggio che conosce solo il computer. Noi non lo conosciamo, non l'abbiamo studiato. No, è tutto un linguaggio codificato che trasforma tutto quello che c'è nelle vostre pagine che avete lavorato, lo trasforma in questo linguaggio Evertest Language Multimediale, insomma, una cosa di questo Evertest Language Multimedia, sì, HTML, quindi è un linguaggio particolare che conosce solo il computer. Allora, noi non dobbiamo essere programmatori e diciamo, trasformare questo nostro progetto in un linguaggio HTML, perché ci pensa direttamente il computer lo trasforma. Una volta trasformato questo nostro progettino, no? Noi siamo in grado di riversarlo in internet. Come? Attraverso che cosa? Anche qui ha bisogno di un programma che si chiama FTP, un programma File Transfer Protocol, è un protocollo di trasferimento del nostro file. Questo è il nostro file, il nostro progetto, e con il file Transfer Protocol noi lo immettiamo in rete. Avete capito? Dopodiché noi possiamo poi andare a rivedere, voi lo potete inserire per esempio via scuola, ma lo potete vedere da casa, avrà un suo indirizzo, ci sarà una URL, ricordate della URL? Oh, sì. La URL che è il Uniform Resource Locator, che in pratica è l'indirizzo del web che noi abbiamo creato. Mi chiedo una domanda, no? Che fai una domanda? A parte Windows, ci stanno altri programmi che creano altri programmi? L'ho detto prima, che uno dei più conosciuti è quello della Microsoft, in ambiente Windows.
Te l'ho scritto Windows? Vabbè, ambiente Windows, eh? Ok? Della Microsoft. Però ho detto anche che c'è un altro programma similare che è tutta un'altra piattaforma che si chiama Macintosh, Mac. Avete mai sentito parlare di Mac? No, no, no. Mac è un'altra grande... Non è conosciuto. No, è conosciuto, però è molto meno conosciuto della Microsoft, perché Bill Gates, diciamo il uomo più ricco del mondo, no, è che gli fanno una guerra perché praticamente è in base al mondo dei suoi programmi, no? Questi qui che di cui siamo dicendo. È miliardario, e quindi praticamente che cosa ha fatto? Ha fatto miliardi proprio perché ha creato questa piattaforma che è conosciuta in tutte le parti. Allora, perché te lo dicevo, creo un nuovo... Per fare semplice, te crei, che te crei? Qui no, per crearsi, no. Bisogna studiare, tu che fai? Seconda media, scuola terza? Io ti fa la terza. Ti fa la terza? Devi studiare parecchio, e poi devi essere anche bravo, oltre che studiare. E anche molto fantasioso, perché tutti possono studiare. Ci sono due ragazzi, mi sembra californiani, che hanno, come dici te, studiato un sistema per poter immettere poi nel circuito ed essere molto noto. E si chiama Google. Quelli erano due ragazzi, un po' più grandi di te, che ovviamente ci avranno avuto allora, all'epoca, quando hanno fatto e hanno creato questo programma qui, il Google, questo motore di ricerca, perché questo è un motore di ricerca, sì, no? 12 anni. Avevano 16 anni, 17 anni, quindi molto giovani si sono trovati alla ribalta internazionale, mondiale, perché avevano creato un sistema, Google, un motore di ricerca molto potente, cioè, capito? Quindi studiate, ragazzi, che poi vedrete che troverete anche delle soddisfazioni, va bene? Questo hanno fatto vedere anche nel giornale che c'è il bambino più intelligente del mondo, che sa più tutto dell'informatica. Ci sono dei bambini geniali, ma non disperate, perché potreste diventare anche voi, è molto intelligenti e molto bravi, Quelli magari nascono proprio con una predisposizione, no? Però ovviamente non bisogna disperare. Ok, allora abbiamo detto, avete capito? Allora il primo passo che dobbiamo fare è vedere che cosa ci dà Publisher, come utilizziamo Publisher. Poi dalla prossima volta, un minuto, dalla prossima volta voi intanto pensate, avete una settimana di tempo, per mettervi d'accordo come fare una piccola storia, una piccola ricerca, magari se volete scrivere anche su un pezzetto di carta come intendete elaborare questa piccola storia, poi magari noi vi aiutiamo a ricavare le immagini se avete bisogno delle immagini eccetera, no? Però anche un po' di scritto per descrivere che cosa, perché non è che si fa una pagina web, no? Soltanto di immagini, sarebbe una cosa là, uno è come se sfogliasse un fotografico, diciamo, no? Deve dare una piccola, deve dare ragione di quello che sta facendo, capito? Il piccolo commento, mica deve scrivere dei libri, però il piccolo commentino, no? Su quello che si vede, piccolo, però qualche cosa si vede. Dopodiché vediamo questo nostro progettino, come viene salvato in formato web, e attraverso questo linguaggio HTML possiamo poi trasportarlo con quest'altro programma FTT nel circuito di internet. Bene, adesso io mi avvicino.